È una partita stimolante per l'avversario che affronti in questo momento, perché il Parma, secondo me, è una delle squadre più forti del campionato. Io credo che sia il Parma sia il Bari siano cresciute rispetto alla prima giornata di campionato, che poteva essere un po' una partita sorpresa. Rimane per me una squadra pericolosissima, che ha giocatori offensivi con tanta fantasia, con tanta qualità e che ha una grande organizzazione di gioco. Michele Mignani assegna il titolo alla trasferta di Parma, partita che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia e alla sfida di San Siro contro l'Inter. Replay del match che oltre 2 mesi fa inaugurò il campionato di B con un pirotecnico 2-2. Questa volta il Bari torna in campo da secondo della classe dopo la prima sconfitta in campionato, lo 0-2 contro l'Ascoli. Ma sarà una partita completamente diversa da quella che è stata la partita con l'Ascoli, quindi cerchiamo di prepararla nel migliore dei modi. Ma è importante avere le motivazioni altissime, lo spirito di combattimento che abbiamo sempre messo in campo, che secondo me c'è stato anche nell'ultima di campionato, ma che non sono riuscite tante cose. Io credo che saranno, come dicevo, due partite completamente diverse, quindi voltiamo pagina, mettiamoci alle spalle la partita di campionato e adesso pensiamo a fare bene questo. Per la sfida agli emiliani, l'allenatore farà meno di Capitan di Cesare, squalificato, e Maiello infortunato. Per sostituire il centrocampista, Mignani spiega di avere 3 opzioni. Uno è Maite, lo ha fatto anche l'anno scorso, secondo me lo ha fatto sempre facendo ottime partite. Uno è Mallamo, che ha fatto anche lui qualche volta l'anno scorso, mi ricordo col Catania, nel momento in cui siamo rimasti in inferiorità numerica, e Benedetti, che è un giocatore molto duttile al centrocampo. Sono questi quelli che vedo. L'alternativa potrebbe essere giocare con un centrocampo a 4, giocare con due mediani, però noi ci alleniamo, questi ragazzi si allenano tutte le settimane anche in quel ruolo, girando, e quindi io credo che lo possano fare. Poi ognuno con le sue caratteristiche. Out anche Antenucci, Foloruncio e Pucino a scopo precauzionale. Tornano tra i convocati Galano, Gigliotti e Bosisio. Tra i pali ci sarà Frattali, ma anche negli altri reparti si prospetta turnover. Possibile chance dal primo per Zuzek e Schindler, sin qui poco impiegati. Quando dei giocatori arrivano da una nazione diversa, da un campionato diverso, da delle metodologie di allenamento diverse, hanno sicuramente bisogno di un periodo di adattamento. A tutto questo ci si aggiunge il fatto che comunque la squadra stava facendo e sta facendo bene, e quando ti accorgi che la squadra sta facendo bene, secondo me cambiare diventa più un rischio che un vantaggio. Il Bari è sempre il Bari, cioè l'obiettivo è sempre il solito, di andare in campo e fare la miglior partita possibile, però giochiamo. Abbiamo giocato sabato, giochiamo mercoledì, rigiochiamo sabato. È normale che sia giusto distribuire magari meglio le forze. Start alle 18 di mercoledì 19 ottobre. Intanto l'entusiasmo della tifoseria più presente della B sugli spalti non si frena. Sono finiti in poche ore i 1024 biglietti per il settore ospiti dello Stirpe di Frosinone, dove, che dire, compagni giocheranno sabato. La testa di Mignani è solo a Parma, con una ricetta. Cercare di dare minuti a quelli che magari ne hanno avuti meno e magari fare, tra virgolette, riposare qualcuno che ha giocato tanto in questo periodo, e giocando così vicini c'è bisogno di tutti.